Bentornati ragazzi! In questa lezione continuiamo a parlare dell'indicativo perfetto latino. Nella lezione precedente abbiamo spiegato l'indicativo perfetto attivo, mentre in questa ci concentreremo sull'indicativo perfetto passivo. Nella scorsa lezione abbiamo visto che l'indicativo perfetto latino corrisponde a tre tempi italiani dell'indicativo, cioè l'indicativo passato prossimo, l'indicativo passato remoto e l'indicativo trapassato remoto. Questo è valido ovviamente anche per l'indicativo perfetto passivo, soltanto che l'indicativo perfetto passivo corrisponderà al passato prossimo, al passato remoto e al trapassato remoto italiani nella loro diatesi, cioè forma passiva. In più bisogna aggiungere che l'indicativo perfetto passivo è una forma perifrastica del verbo. Che cosa significa perifrastica? Molto semplicemente che è una forma composta, così come è composto in italiano, ad esempio, il passato prossimo, che consta del suo ausiliare, per esempio nell'espressione ho mangiato, l'ausiliare avere alla prima persona singolare, e del participio passato, mangiato, del verbo principale. Il verbo mangiare in questo caso. Quindi, così come in italiano l'indicativo passato prossimo è una forma perifrastica del verbo, è una forma composta, così in latino lo è l'indicativo perfetto passivo. Vediamo però di che cosa questo indicativo perfetto passivo si compone. Bene, vediamo dunque come si forma l'indicativo perfetto passivo. L'indicativo perfetto passivo latino si compone del participio perfetto del verbo più l'ausiliare sum coniugato all'indicativo presente. Per costruirlo, dunque, dobbiamo avere ben chiaro cos'è il participio perfetto latino di un verbo. Quindi, come si forma il participio perfetto? Bene, per saperlo dobbiamo ricorrere, come sempre, al paradigma del verbo e in particolare al tema del supino. Il supino è la quarta voce del paradigma. Quindi prendiamo un verbo che molto spesso è utilizzato nei libri di testo come modello per la prima coniugazione, il verbo laudo, laudas, laudavi, laudatum, laudare, e vediamo che il supino corrisponde alla quarta voce del paradigma, quindi in questo caso a laudatum. Abbiamo detto però che ci serve il tema del supino, quindi dobbiamo togliere la desinenza propria del supino e aggiungere le desinenze degli aggettivi di prima classe, cioè us per il maschile, a per il femminile e un per il neutro. Di conseguenza prendiamo laudatum, togliamo a laudatum la desinenza del supino e la sostituiamo con us per il maschile singolare, a per il femminile singolare e um per il neutro singolare. Attenzione, il participio perfetto concorda con il soggetto della frase in caso, genere, e numero. Vediamo quindi la coniugazione. Laudatus, laudata, laudatum, sum. Io sono stato lodato, oppure io fui lodato, oppure io fui stato lodato al maschile, ma al femminile diventerà naturalmente io sono stata lodata, io fui lodata, io fui stata lodata e così via. Seconda persona, laudatus, laudata, laudatum, es. Di nuovo, tu sei stato lodato, oppure tu fosti lodato, e così via. Terza persona singolare, laudatus, laudata, laudatum, est, egli è stato lodato, egli fu lodato, eccetera. Vediamo il plurale. Laudati, laudate, laudata, sumus, noi siamo stati lodati, noi fummo lodati o noi fummo stati lodati. Seconda persona plurale, laudati, laudate, laudata, estis, voi siete stati lodati, voi foste lodati e così via. Laudati, laudate, laudata, sunt, terza persona plurale, essi sono stati lodati, essi furono lodati, eccetera. Bene, vediamo adesso un paio di esempi in latino per comprendere meglio come funzionano i meccanismi di concordanza con l'indicativo perfetto passivo. Partiamo dalla prima frase, cruenta bella a Romanis gesta sunt. Come al solito partiamo dal verbo. In questo caso il verbo è composto da due forme, gesta sunt. Infatti, come vedete, l'ho sottolineato per intero, ho sottolineato sia gesta che sunt, perché abbiamo detto che l'indicativo perfetto passivo è una forma perifrastica, cioè composta del verbo. Gesta è il participio perfetto neutro plurale di gero. Infatti il paradigma di gero è gero, geris, gessi, gestum, gerere. Quindi il supino è gestum. Tolgo la desinenza aggiungo le desinenze degli aggettivi della prima classe. Quindi gesta è un nominativo neutro plurale. Sunt è
L'ausiliare sum coniugato al presente indicativo terza persona plurale. Cercherò quindi un nominativo neutro plurale. Perché? Perché la desinenza a di gesta mi rimanda o a un nominativo femminile singolare o a un nominativo neutro plurale. Ma l'ausiliare sunt, che è di terza persona plurale, mi consente di stabilire con chiarezza, senza ombra di dubbio, che il soggetto non sarà un nominativo femminile singolare, ma un nominativo neutro plurale, altrimenti non avremmo avuto sunt come ausiliare. Identifico il nominativo neutro plurale in bella, che è un sostantivo della seconda declinazione neutro plurale, a cui si riferisce l'aggettivo cruenta, che in italiano corrisponde all'aggettivo cruenta, che significa sanguinosa. Quindi, guerre cruente o guerre sanguinose furono combattute. Avremmo potuto anche tradurlo sono state combattute, ma in questo caso direi che trattandosi di guerre combattute in un passato molto lontano da noi, possiamo tranquillamente optare per il passato remoto. Quindi guerre cruente furono combattute da chi? A Romanis, complemento d'agente, appio ablativo, che con le forme passive del verbo è naturalmente molto frequente. Vediamo un altro esempio. Greci filosofi, Roma expulsi sunt. Anche in questo caso expulsi sunt è l'indicativo perfetto passivo. Quindi sottolineo entrambe le forme, sia il participio perfetto del verbo expello, sia l'indicativo presente terza persona plurale di sum. E comprendo dall'analisi di questa forma perifrastica che il nominativo sarà un maschile plurale. Lo capisco dalla desinenza i di expulsi unita alla terza persona plurale di sum. E identifico il soggetto della frase, il nominativo, in filosofi con il suo attributo greci. Quindi i filosofi greci furono espulsi, furono cacciati da dove? Da Roma. In questo caso, da Roma non è il complemento d'agente o di causa efficiente, ma è il complemento di allontanamento in ablativo semplice. Quindi, come potete vedere, abbiamo usufruito del aiuto che ci offrono le desinenze del verbo, del participio perfetto e le desinenze della declinazione a cui appartengono i sostantivi che fungono da soggetto della frase e questa concordanza ci consente di stabilire in maniera inequivocabile con cosa concorda l'indicativo perfetto passivo latino e di individuare di conseguenza il soggetto della frase. Molto bene, per il momento vi saluto qui. Ovviamente se avete domande o richieste potete scriverle nei commenti. Se questa lezione vi è stata utile, ricordatevi di mettere like e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui prossimi video che verranno pubblicati. A presto!